Ok, facciamo qualche esercizio sugli angoli associati. Cominciamo con questo. L'esercizio a pagina 577, numero 248, che dice: semplifica le seguenti espressioni. Il seno alla seconda di meno alfa più il coseno alla seconda di alfa più la tangente di alfa moltiplicata per 1 fratto la tangente di meno alfa. Beh, qui abbiamo gli angoli opposti alfa e meno alfa. Abbiamo visto la volta scorsa che, fatemi ridisegnare il piano, il cerchio goniometrico, ecco, se questo è l'angolo alfa, quindi divido il punto P, l'angolo meno alfa è quello che ottengo andando con lo stesso numero di gradi o di radianti, ma in verso opposto, questo è meno alfa. E individuo il punto Q e i due punti hanno la stessa x, quindi hanno la stessa ascissa, la x di P è uguale alla x di Q, ma hanno ordinate opposte. Questa è la y di P, questa è la y di Q. Quindi angoli opposti hanno, scusate, lo stesso coseno, il coseno di meno alfa è identico al coseno di alfa, ma seni opposti. Il seno di meno alfa è meno il seno di alfa. Di conseguenza hanno anche tangenti opposte, perché il seno cambia seno, il coseno no. Quindi la tangente di meno alfa è uguale a meno la tangente di alfa. Quindi qui nel seno devo sostituire meno sen alfa, però il quadrato, quindi il segno meno viene cancellato. Di conseguenza ho meno seno di alfa, però il quadrato, più il coseno al quadrato di alfa che rimane quello che è, più la tangente di alfa per 1 fratto meno la tangente di alfa. Quindi qui il segno meno, ripeto, viene cancellato dal quadrato, ho più seno quadro alfa. Il coseno rimane quello che è, coseno quadro alfa. Tangente diviso tangente fa 1, ho il segno meno, quindi viene meno 1. Prima relazione fondamentale della goniometria, sen quadro alfa più cosen quadro alfa fa più 1, quindi mi rimane 1 meno 1 per gli amici 0. E questo chiude l'esercizio. Ditemi se è tutto chiaro. Domande? Ne proviamo un altro. Cambiamo pagina. Ah no, facciamo anche l'ultimo, guarda, il 250. Facciamo anche l'esercizio 250 a pagina sempre 577. Che dice? Semplifica sempre l'espressione seno di 2 pi greco meno alfa meno 2 coseno di meno alfa meno coseno alfa per la tangente di 2 pi greco meno alfa. Ok? Siamo nelle stesse condizioni di prima e quindi il seno, che ci sia 2 pi greco o non ci sia, per il seno e il coseno è indifferente. A maggior ragione per la tangente, perché il periodo di seno e coseno è 2 pi greco. Quindi posso aggiungerlo o toglierlo tutte le volte che voglio. Per la tangente il periodo è pi greco, quindi tutti i multipli di pi greco hanno effetto nullo sul risultato della tangente. Quindi in realtà, io adesso voi non fatelo, ma io posso segnare anche così, questo 2 pi greco posso proprio buttarlo via. È come se non ci fosse. Il seno di meno alfa abbiamo appena visto che è meno sen alfa,
la tangente di meno alfa abbiamo visto che è meno la tangente di alfa, e il coseno di meno alfa è più coseno alfa. Di conseguenza la nostra espressione diventa meno sen alfa meno 2 per più coseno alfa fa meno 2, meno 2 meno 2 coseno alfa, e meno per meno fa più, più coseno alfa tangente di alfa. Okay. Qui per poter semplificare qualcosa mi conviene scrivere la tangente come sen alfa fratto cosen alfa. Quindi ripeto, ho meno il seno di alfa meno 2 volte il coseno di alfa più cosen alfa per sen alfa fratto cosen alfa. Qui posso semplificare sicuramente i due coseni e rimane meno sen alfa meno 2 coseno di alfa più sen alfa. Il primo e l'ultimo termine sono opposti, danno 0, e alla fine mi rimane solo meno 2 coseno di alfa. Ditemi se è chiaro, se devo tornare indietro. Si vede, sì, dai. Ok? Proviamo a scegliere un altro esercizio. Vediamo per esempio questo, ecco. Questo è sugli angoli supplementari. Proviamo l'esercizio numero 252 a pagina. Una pagina non la vedo, ma insomma da qua, 578. Che dice tangente di alfa per il seno di pi greco mezzi meno alfa meno il coseno di pi greco mezzi meno alfa. Qui alfa e pi greco mezzi meno alfa sono angoli supplementari. Ok? La loro somma dall'angolo retto. Abbiamo visto la volta scorsa che angoli supplementari hanno seni e coseni scambiati. Quindi abbiamo che il seno di pi greco mezzi meno alfa vale coseno di alfa e il coseno di pi greco mezzi meno alfa vale sen alfa. Quindi la nostra espressione diventa che cosa? Beh, la tangente rimane tangente. Per, al posto del seno di pi greco mezzi meno alfa posso mettere cosen alfa. Meno al posto di coseno di pi greco mezzi meno alfa metto sen alfa. Qui per poter semplificare scambio la tangente con seno fratto coseno, seconda relazione fondamentale. Quindi ho seno di alfa fratto coseno di alfa per coseno di alfa meno sen alfa. I due sei coseni posso semplificarli e mi rimane sen alfa meno sen alfa. Quindi 0. Vediamo un altro. Per esempio. Ci sono angoli che differiscono nell'angolo retto, proviamo questo.
Andiamo nella pagina dopo. Che cosa troviamo? Proviamo questi due. Per esempio il 264. Due, sei, quattro, pagina 579. Che dice semplifica tangente di y mezzi più alfa, attenzione, per sen alfa, più il rapporto tra il coseno di pi greco mezzi più alfa fratto tangente di alfa. Ok. Allora, vi ricordo che torniamo al cerchio goniometrico. Qui alfa e pi greco mezzi più alfa sono angoli che differiscono dell'angolo retto. Quindi se questo punto è individuato dall'angolo alfa, P, pi greco mezzi più alfa è questo punto Q. Quindi questo è pi greco mezzi più alfa. Quindi abbiamo che, per esempio, il seno di pi greco mezzi più alfa, che è l'ordinata di Q, questo è la y di Q, mentre questa è la sua x, vale quanto l'ascissa di P, coseno di alfa, mentre il coseno di pi greco mezzi più alfa cade nel semipiano negativo, la x è negativa, il coseno di pi greco mezzi più alfa è la x di Q che è negativa, cade a sinistra dello zero, però questo segmento è grande come questo, quindi vale meno sen alfa. E la tangente di pi greco mezzi più alfa è seno diviso coseno, quindi è meno 1 fratto la tangente di alfa, perché analogamente a quanto visto per gli angoli complementari, anche questi due angoli, cioè alfa e pi greco mezzi più alfa, si scambiano seno con coseno, ma in più cambiano anche un segno. Il coseno rispetto al seno ha un segno opposto. E quindi anche la tangente. Di conseguenza la nostra espressione, questa, si diventa, al posto della tangente di pi greco mezzi più alfa, metto meno 1 fratto la tangente di alfa. Per sen alfa, poi ho più, qui al numeratore ho il coseno di pi greco mezzi più alfa che vale meno sen alfa e sotto ho tangente di alfa. Qui posso scambiare le tangenti con seno fratto coseno, quindi ho meno 1 fratto sen alfa fratto cosen alfa per sen alfa, meno di nuovo sen alfa fratto sen alfa fratto cosen alfa. Okay, di conseguenza avremo meno, qui posso scambiare il numeratore e denominatore, cosen alfa su sen alfa, per sen alfa, e qui lo stesso, sen alfa per cos alfa fratto sen alfa.
semplifico. E mi rimane meno cosine alfa meno cosine alfa, che fa meno 2 cosine alfa. Fatemi controllare. Ok. Ci sono domande? Proviamo un altro. Angoli supplementari. Per esempio l'esercizio. Proviamo questo, il 271. A pagina 579, che dice il coseno di pi greco meno alfa per la tangente di meno alfa più di nuovo il coseno di pi greco meno alfa. Qui abbiamo sia angolo opposto che angoli rispetto ad alfa supplementari. Ricordiamoci quanto già visto usando il cerchio goniometrico. Se questo punto è individuato dall'angolo alfa, P, il suo simmetrico rispetto all'asse delle y, quindi questo punto Q, è individuato dall'angolo pi greco meno alfa, che è questo. I due punti P e Q hanno la stessa ordinata, quindi il seno di pi greco meno alfa vale quanto il seno di alfa, ma hanno ascisse opposte, quindi il coseno di pi greco meno alfa vale meno cosen alfa. E analogamente la tangente di pi greco meno alfa vale meno la tangente di alfa. Qui per quanto riguarda la tangente abbiamo anche visto che qui il pi greco posso metterlo e non metterlo, quindi la tangente di meno alfa vale meno la tangente di alfa. Quindi la nostra espressione diventa, al posto del coseno di pi greco mezzi di pi greco meno alfa posso mettere meno coseno alfa. Al posto della tangente di meno alfa metto meno tangente di alfa. Qui ci vogliono le parentesi. E poi ancora più coseno di pi greco meno alfa o meno coseno alfa. Quindi meno per meno fa più. Coseno di alfa per tangente di alfa meno coseno alfa. Qui tangente posso scambiarla con seno fratto coseno, quindi ho coseno alfa per seno alfa fratto coseno alfa. I due coseni posso semplificarli. E mi rimane sen alfa meno cosen alfa. Fatemi ricontrollare. Ok. Un'occhiata. Ok. Domande? Riusciamo a farne ancora un paio. Ad esempio,
Finita la pagina, andiamo alla pagina successiva. Eccoli qui. Per esempio, facciamo angoli che differiscono dell'angolo piatto. Prendiamo il 278, a pagina 580, che dice: senalfa per il coseno di pi greco più alfa più 2 senalfa cosenalfa più, vado a caporiga, più il coseno di alfa per parentesi quadra seno di pi greco più alfa più 1 e poi più ancora il coseno di pi greco più alfa. Qui abbiamo angoli che differiscono dell'angolo piatto. Ok? Angoli che differiscono dell'angolo piatto nel cerchio goniometrico sono diametralmente opposti. Se questo è alfa, pi greco più alfa è il punto diametralmente opposto. Questo angolo è pi greco più alfa. Quindi i due angoli hanno seno e coseno opposti, perché le coordinate cambiano segno. Quindi il coseno di pi greco più alfa vale meno cosenalfa. Il seno di pi greco più alfa vale meno senalfa, mentre la tangente è la stessa. La tangente di pi greco più alfa vale la tangente di alfa, da cui la periodicità della tangente. Quindi la nostra espressione diventa, questa diventa, senalfa rimane senalfa. Per, al posto di coseno di pi greco più alfa, devo mettere meno cosenalfa. Poi abbiamo più 2 senalfa cosenalfa, poi più il coseno di alfa, per parentesi quadro, qui abbiamo sen pi greco più alfa fa meno senalfa, poi abbiamo più 1 e infine più cosen pi greco più alfa, cioè meno cosenalfa. Vediamo se no. Non riesco a farvelo stare nello stesso schermo, ma spero che riusciate a vedere lo stesso. Adesso semplifichiamo. Senalfa meno cosenalfa fa meno senalfa cosenalfa più 2 senalfa cosenalfa. Poi abbiamo più cosenalfa per meno senalfa fa meno senalfa cosenalfa. Poi ho cosenalfa per 1 che fa più coseno di alfa e poi ho meno cosenalfa alla fine. Qui vedete che si semplifica praticamente tutto, perché ho meno senalfa cosenalfa, meno senalfa cosenalfa che va via con 2 senalfa cosenalfa. E poi cosenalfa meno cosenalfa, anche questi danno 0. Il risultato è 0. Domande? Tutto chiaro? Vediamo ancora un altro. Questi ci fanno un'altra volta, ma possiamo fare un esempio anche di questi, dai. Proviamo il 282. Pagina, la stessa di prima, forse era la 580. A
abbiamo il coseno di 3 mezzi pi greco più alfa per il seno di 3 mezzi pi greco più alfa più il coseno di 3 mezzi più pi greco più alfa per il seno di 3 mezzi pi greco meno alfa. Ah no, qui ho sbagliato un segno, chiedo scusa, questo è un meno. 3 mezzi pi greco meno alfa, ok. Ok. Questi l'altra volta non li abbiamo visti, ma sono facilmente ricavabili. Facciamo sempre appello al cerchio goniometrico. L'asse delle x. Il nostro angolo alfa individua l'angolo, il punto P. Allora, 3 mezzi pi greco meno alfa è l'angolo pi greco mezzi, scusate, ho pi greco mezzi, pi greco, 3 mezzi pi greco, è questo, meno alfa, torno indietro di alfa. Quindi il punto Q, individuato dall'angolo 3 mezzi pi greco meno alfa, sta in questa posizione, grosso modo. Quindi l'angolo di 3 mezzi pi greco meno alfa individua questo punto, le cui coordinate, fatemi evidenziare in blu, sono: questa è la x di Q, questa è la y di Q rispetto alle, facciamole in giallo, questa è la x di P e questa è la y di P. Non si vede un granché, pazienza. Allora, questo segmento è lungo come questo, proprio per la congruenza dei triangoli. Quindi questo segmento, che è l'ordinata di Q, cioè il seno di 3 mezzi pi greco meno alfa, vale quanto il coseno di alfa. Ok, però l'ordinata, questo, cade nel segno piano negativo, quindi qui ci sarà sicuramente un meno. Attenzione, qui c'è un meno, perché il seno di 3 mezzi pi greco meno alfa è negativo, cade nel terzo quadrante. Il coseno di 3 mezzi pi greco meno alfa cade nella regione negativa delle x, anche questo. E questo, che è questo segmento, che è il seno, il coseno di 3 mezzi pi greco meno alfa, è lungo come il seno di alfa, ma col segno meno. Questo è uguale a meno sen alfa. La tangente, non è nell'esercizio, ma la facciamo lo stesso, 3 mezzi pi greco meno alfa, sen alfa su cosen alfa, viene più 1 fratto tangente di alfa. Ok? Se invece ho 3 mezzi pi greco più alfa, questo è il punto alfa, il punto P individuato da alfa, 3 mezzi pi greco più alfa cade in questa posizione e questo è alfa. In quest'angolo, no, 3 mezzi pi greco più alfa. E quindi l'ordinata di Q, cioè il seno di 3 mezzi pi greco più alfa, vale quanto l'ascissa di P,
questa è cosine alfa, ma col segno meno, meno cosine alfa. Perché? Perché l'ordinata è sotto lo zero, quindi col segno negativo. La scissa di Q, stavolta Q, cade nella regione delle x positive. Quindi abbiamo il coseno, scusate, il coseno di 3 mezzi pi greco più alfa, okay, questo segmento è lungo come questo, cateto opposto ad alfa, quindi vale più sen alfa. La tangente di 3 mezzi pi greco più alfa è seno fratto coseno, quindi viene meno 1 fratto la tangente di alfa. Quindi la nostra espressione è questa qui, al posto di, fatemela ricopiare dai, eccola qua, cancello quello che non mi serve. Al posto del coseno di 3 mezzi pi greco meno alfa, abbiamo visto prima che va messo meno sen alfa. Quindi qui va meno sen alfa. Al posto di sen 3 mezzi pi greco più alfa, va meno cosen alfa. Al posto di 3 mezzi pi greco, del coseno di 3 mezzi pi greco più alfa, più sen alfa, e al posto del seno di 3 mezzi pi greco meno alfa va meno cosen alfa. Quindi abbiamo meno per meno che fa più sen alfa cosen alfa, più per meno che fa meno sen alfa cosen alfa. Quindi totale è 0. Domande? Ne possiamo fare ancora uno? Vediamo se ce la facciamo. Potremmo potremmo fare, mi sembra interessante, il 304. A pagina 582, che dice: coseno di meno alfa per il seno di 5 mezzi pi greco più alfa più il coseno di 7 mezzi pi greco più alfa più il seno di pi greco mezzi più alfa per la tangente di pi greco più alfa. Ok? Allora, il coseno, andiamo per gradi, il coseno di
il coseno di meno alfa abbiamo già visto che è uguale a più coseno alfa. Qui non c'è problema. Concentriamoci su 5 mezzi pi greco più alfa. 5 mezzi pi greco più alfa. Cosa significa 5 mezzi di pi greco? Beh, 5 mezzi di pi greco, il 5 contiene multipli di 2. Posso scriverlo come 4 più 1. Quindi 4 diviso 2 fa 2. E poi più pi greco mezzi. Di conseguenza il seno di 5 mezzi pi greco più alfa posso scriverlo come il seno di 2 pi greco più pi greco mezzi più alfa. Ma abbiamo appena visto che 2 pi greco non ha effetto sul calcolo del seno perché il seno è periodico. Quindi questa funzione ha lo stesso valore del seno di pi greco mezzi più alfa, che abbiamo visto essere uguale a coseno alfa. Ok? Poi abbiamo il coseno di 7 mezzi pi greco più alfa. 7 mezzi pi greco più alfa. Ma 7 mezzi pi greco posso scriverlo sì come 6 più 1, però 6 mezzi fa 3 e 3 non è multiplo di 2 pi greco, mi conviene scrivere 7 come 8 meno 1. Quindi questo è il coseno di 8 meno 1 su 2 pi greco più alfa, cioè il coseno di 2 pi greco meno pi greco mezzi più alfa. Il 2 pi greco posso ignorarlo. Qui però ho meno pi greco mezzi più alfa, non alfa, pi greco mezzi meno alfa. Però per il coseno questo non cambia niente, perché abbiamo già visto che un angolo e il suo opposto hanno lo stesso coseno. Quindi questo posso pensarlo come il coseno di pi greco mezzi meno alfa. Se cambio segno a tutto quello che c'è dentro il coseno, abbiamo visto prima, dove era, eccolo qua, il valore del coseno non cambia. Di conseguenza il coseno di meno pi greco mezzi più alfa o di pi greco mezzi meno alfa è la stessa cosa. Questo l'abbiamo già visto, l'angolo complementare ad alfa, il coseno che è uguale al seno dell'angolo alfa. Cos'altro c'era? Non me lo ricordo più. Pi greco mezzi più alfa l'abbiamo già visto. Il seno poi di pi greco mezzi più alfa vale coseno alfa, e la tangente di pi greco più alfa vale la tangente di alfa per la periodicità. Quindi la nostra espressione, che è questa qui, non la vedo più, eccola, fatemela copiare. Diventa allora, abbiamo già visto che al posto di coseno alfa, fatemelo scrivere in rosso, al posto di coseno alfa posso mettere di coseno meno alfa, posso mettere coseno alfa. Al posto del seno di pi greco, 5 mezzi pi greco più alfa, eccolo qui, ho coseno alfa. Al posto del coseno di 7 mezzi pi greco più alfa, ho sen alfa. Al posto del seno di pi greco mezzi più alfa, ho cosen alfa.
è il posto della tangente di pi greco più alfa o tangente di alfa. Quindi abbiamo cosen alfa per sen alfa più sen alfa per cosen alfa, no, scusate, più sen alfa più cosen alfa per la tangente di alfa, che quindi è sen alfa su cosen alfa. Questi posso semplificarli. E quindi mi rimane, prego. Ah sì, scusate, ho confuso. E quindi ho un cosen quadro. Qui fatemi controllare bene che non abbia scambiato somme per moltiplicazioni. No, va bene. Quindi qui ho il coseno per la tangente che fa il seno, quindi qui ho sen quadro, cosen quadro alfa più sen alfa più sen alfa più 2 sen alfa. Vediamo, controlliamo, dove era, non lo vedo più. Cosa in quadro alfa, no? C'è qualcosa che non quadra. Qui dovrebbe esserci un segno opposto. Ripetiamo. Dimmi. Forse coseno pi greco fosse 2 meno alfa fa meno seno alfa non più. Sì, hai ragione. No, questo è più. Questo è più, perché il coseno di pi greco mezzo meno alfa è comunque nel primo quadrante, quindi è sen alfa. E quindi, questo è corretto. C'è da qualche parte un segno che mi sono perso. Devo controllare il testo ancora una volta. Era coseno di 7 mezzi pi greco meno alfa, ho sbagliato a copiare l'esercizio, qui c'è un meno. Ok? In questo caso, quindi qui ho un meno, qui c'è meno e qui c'è meno. Quindi qui ho meno pi greco mezzi meno alfa, cambiamo segno a tutto, quindi qui diventa pi greco mezzi più alfa e questo è meno sen alfa. Quindi qui ho meno che mi ero dimenticato di mettere. Quindi abbiamo questo qui è un meno. Ecco, per cui non ho 2 ma ho meno sen alfa più sen alfa e questi si semplificano e danno solo cosen quadro alfa, che è giusto. Ok, avevo sbagliato a copiare l'esercizio. Ci sono domande? Bene, direi che possiamo fermarci qui.